bandiera! Misericordiosa del nostro Dio, tutti quanti coloro che durante la guerra mondiale e durante le varie guerre si sono sacrificate per il bene delle nazioni. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insieme rivolgiamo al Padre la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei. Allora, Sindaco Iurato, ogni volta il 25 aprile è sempre un'emozione perché ricorda un momento importante della nostra storia e anche qui a Santa Croce è molto partecipato. Lei che cosa ne pensa? Credo che sia un dovere per, non solo per l'istituzione ma per qualsiasi cittadino, ricordare quello che è stato e non, la memoria non può essere dimenticata, altrimenti non è un popolo senza storia se non ha memoria. E la partecipazione dei ragazzi che quest'anno è stata più massiccia, che senso ha? Sicuramente il coinvolgimento delle scuole è qualcosa che assume un'importanza notevole proprio in questi tempi in cui vediamo attorno a noi cosa succede sull'altra sponda del Mediterraneo, quindi che questi nostri ragazzi apprezzino la democrazia, la libertà che è costato il sangue di tanti italiani, compresi i nostri giovani concittadini, che oggi i nomi sono stati letti, vanno dai 16 ai 18 anni dei fratelli Romeo, ai ragazzi di 28-30 anni, e quindi anche il nostro sangue ha contribuito a scrivere queste parole di libertà. E di lei cosa si sente di dire per i giovani, per le generazioni future, dopo tutto quello che sta succedendo nel mondo, con queste continue migrazioni e questi trasferimenti che stanno mettendo un po' in subbuglio tutta l'Europa? Io dico che innanzitutto non bisogna dimenticare quello che abbiamo scritto nella nostra Costituzione, che l'Italia non vuole la guerra, cioè il nostro è un popolo che vuole la pace, adoperarsi per questo, per la legalità a tutti i livelli e quindi di adoperarsi perché ci sia sempre la pace e la democrazia. Grazie. Ci troviamo di fronte alla Lega di Miglioramento qui a Santa Croce Camerina e ovviamente la Lega di Miglioramento ha una sua storia, una sua tradizione e non può mancare in questo giorno importante che è il 25 aprile. Sono con il presidente della Lega di Miglioramento, Rosario Sallemi. Allora, la Lega di Miglioramento ha una storia, una tradizione ed è sempre presente. La Lega di Miglioramento è un locale fatto dai nostri nonni. I nostri padri l'hanno portato, che ha fatto un secolo, 100 anni, l'abbiamo festeggiato l'anno scorso e ora ci siamo la terza generazione, cioè noi. E quindi cerchiamo di portarci, invitano tutti
la chiesa, il sindaco, il maresciallo, quando ci sono queste cose, noi attrattando a loro. E quindi abbiamo continuato tutto questo tempo così. Questo è per mantenere le tradizioni e farle ricordare ai più giovani. E così, i giovani se vogliono possono venire a prendere la sede dal nonno, dal padre e così vanno avanti, perché non si sa dove andiamo a finire con questo, perché giovani ce ne vengono poco e quindi siamo tutti quelli anziani e ci sforziamo a fare queste cose, a portarle avanti, cerchiamo di farlo, speriamo che i giovani non la facciano venire meno di come abbiamo fatto noi. Grazie. Di niente.